Zero Wind, più traspirante quando serve. Si è svolta oggi a Polcenigo, in provincia di Pordenone, la 24esima edizione della Troy Trek, gran fondo valida come tappa del Friuli MTB Challenge e prova finale del circuito Bike World Zero Wind. Quasi 500 gli atleti al via che si sono dati battaglia sui due percorsi, gran fondo di 52 km e 1860 metri di dislivello ed eco di 20 km. Partenza alle ore 9.30 e già sulla prima salita ad avvantaggiarsi su tutti sono l'atleta Villier Tony Longo ed il giovane Alessio Agostinelli del team Superbike Bravi. I più immediati inseguitori sono Carnielutti, Vantaggiato e Visinelli. Longo allunga e passa da solo al comando nel centro di Polcenigo, seguito a qualche minuto di distanza da Agostinelli, che all'inizio della seconda lunga salita riesce a riacciuffare Longo. L'ascesa è appena iniziata perché sono ben 15 km di salita per raggiungere i 1300 metri del GPM. Agostinelli non ce la fa a tenere il passo di Longo, che continua ad aumentare il suo vantaggio lungo tutta la salita, transitando al GPM con un vantaggio di ben 5 minuti e 35 secondi su Agostinelli. L'impegnativa discesa finale, resa viscida dalla pioggia caduta nei giorni scorsi, non rappresenta un problema per Tony Longo, che si presenta solitario sul rettilineo d'arrivo andando a vincere la 24esima edizione della Troy Trek con il tempo di 2 ore 27 minuti e 58 secondi. Secondo conclude Alessio Agostinelli staccato di 6 minuti e 12 secondi, mentre a salire sul terzo gradino del podio è il friulano del team Pavanello Diego Carnielutti. Nella gara femminile, la discesa finale ha giocato un brutto scherzo alla polacca Anna Urban, che transitata in testa al GPM ha pagato a caro prezzo la troppa prudenza nell'affrontare la discesa finale. Alla fine, la prima a tagliare il traguardo è stata Francesca Dalla Bianca, del team Avis GLS, davanti ad Alessandro Atteso del Sorriso Bike Team, mentre Anna Urban ha dovuto accontentarsi del terzo gradino del podio.